Ok, siamo pronti per il settaggio. Abbiamo praticamente messo. Sì, questo fa un po' anche tu in effetti. Abbiamo messo praticamente delle telecamere fisse, non tutte perché alcune ci servivano qua. Praticamente abbiamo messo telecamera di sotto, telecamera di sopra e poi ora faremo l'esperimento un salto nel buio. Praticamente sarà Nicolas a farlo per primo. Non si vede niente, ma insomma. Ok, Nicolas, sei pronto? Al 100%? Sì. Allora, ti accompagniamo a destinazione. C'è un po' d'ansia in giro? No, per niente. Allora. Ah, pipistrello. Sì, era un pipistrello. Allora, premetto che io e Nicolas saremo in contatto vocale con le cuffie, quindi tutto quello che lui dirà io lo sento, tutto quello che lui dice io lo sento, quindi ci descriverà il tutto. Qui è la telecamera infrarossi che noi ora andiamo ad accendere, accesa, e poi il via glielo diamo dopo. Qui c'è un'altra telecamera da me, la mette qua, lo riprendete, così mi fa anche luce. Questa camera qui non vedrà un cazzo sicuramente perché sarà completamente al buio, però questa è una camera molto buona per quanto riguarda il discorso dell'audio, quindi almeno anche poi chi ci guarda da casa sentirà quello che è. Prova un po' a parlare, Nicolas? Davide, senti? Ok. Perfettamente, ok. Quindi noi a questa gli diamo il rec. Allora, ora non vuoi stare completamente al buio, ti puoi accendere una torcia e ti diciamo di dove quando spengerla, ok? Però ti rimani qua adesso da solo, che noi sincronizziamo le altre camere. Ciao Nicolas. Oh, qualsiasi cosa. Spero di rivederti presto. Speriamo, Ciao. anche io. Qualsiasi cosa, mi raccomando. Sì. Addio. Grazie. Sta cazzo di porta. Ok, no. Eccomi, arrivo. Fammi luce qua un secondo. Ok, allora l'IR è settato al massimo, quindi anche se te sarà il buio completo, noi qua ti vedremo con questa telecamera al quale io do il rec ora, se vedo dove pigiare il rec. Ok, sta recando. Sì, che quella l'ho accesa, vero? Gli ho dato il rec. Sì, sembra di sì. Sì, sembra di sì. Al rack non lo so, accesa è accesa. Dovrebbe avere una lucetta rossa per il Lucetta rack. rossa accesa. Ok. Ok, Ma questa è vogliamo accesa. mettere qualcosa qui dei nostri... Ok. Non si vede. Ce la faccio. Per una lettura, lo Gli mettiamo in libertà strumenti. il nostro strumento o no? Sì, portiamogli un... La ref fa casino. No, no. Che cos'era? Era una pietra questa. Io Sì. non so se l'ho Ero registrata. immobile Io l'ho sentita bene, però ha fatto tum tum Sì, sì, tum tum tum. sì, sì. sì, anch'io. Non Ma so ero nemmeno immobile. quale. Non so Grazie. nemmeno quale sia, però. Tranquilla. Sì, tranquillo. Cosa ci Vabbè, aspettiamo per andiamo. farli? No, solo il K2, andiamo K2. Abbiamo fatto parte della ragione della mia. Cosa hai visto? Cazzo, me l'ho detto, c'è la luce giù di sotto, c'è acceso, certo c'è la telecamera. Mi è venuto malissimo. Ok, ora andiamo a accendere questa, e questa è già accesa, ma questa è la deck. Dov'è il... Allora, qua L'ho c'è... lasciato di sotto, sì. Su, quale volume? Sedetevi. Ok, perfetto. Queste stanno tutte leccando. Allora, Ok. faccio la sincronizzazione. Aspetta, non dobbiamo portare lo strumento prima? Ok. Sì, fammi sincronizzare. Tutti in silenzio. Sincronizzazione 1. Acciurucazzo. Ok. Hai detto faccio cazzo. Allora, qualcuno se riporta lo strumento, Quale? il K2. Sì, perché almeno questo non fa rumore, questo no. Io loro la E chi? controllo. Sì, ti sento, Nicolas. No, no, sì, dicevo, loro la Vuoi un controllo. attimo con la Che torcia? cosa? L'orario.
Te lo porti te? Vabbè, un attimo. Lo metto per terra, fa lui la telecamera? No, daglielo proprio in mano. Anzi, sì, daglielo mano a lui e... Vabbè, anche io vai a controllare. No, vabbè. Vabbè, andiamo tutti un attimo. Controlla, quando ve la, controlla che sia il pack la... Anzi, facciamo due, ci sono. Questa è la prima volta che facciamo questo esperimento, quindi potrebbe andare come potrebbe non andare. Ovviamente noi non siamo lontanissimi da Nicolas, io so tutto quello che Nicolas dice, però il fatto è che lui sarà qua completamente al buio, allora soltanto questa piccola guida di Starlight che abbiamo messo per terra, che però non fanno luce minimamente. Ma io lo metterei là. Andiamo lì. Mettiamola qua, a carta pesata di camera. Questo è il rack, si sta reccando. Appoggialo pure, poi ci fermi. Quindi l'infrarosso questo lo dovrebbe vedere. Ok. Okay. Nicolas, tutto a posto? Sì, più o meno. Tra poco sarai completamente con lui, Ok. Occhio allo sta. Aia, devi controllare il rack, Devi controllare se è il rack. È tutto il rack. Ma hai costruito tu? Eh? Sei riuscito da sì. Okay. Ma più che altro sto pipistrando di non le palle, non fa rumore sicuramente. Sì, la vedo. Anche io. Andiamo pure. Ma tranquilla di qua, tutto a posto. Sì. Sei di là. Ma io sono con te con la voce, ti senti? Sì. Io voglio questa lontano, vedo una colonna accesa. Ok, dammi pure questo. Allora. Ok, Nicolas. Spengi la tua luce. Addio. Ok, spengo questa. Sei completamente al buio. Vedo solo le piccole starlight. Ok. Piacere. Siamo pronti per cominciare. Allora, io questo lo posso stoppare. Posso? Non è il tuo favorito? Eh? No, lo voglio anch'io. Sì, più o meno. Un po' di brividi. Grazie. Un po' di brividi. Vabbè, normale. Anche freddo, no? Bello, poi non la cosa. Quanti gradi sono? Pensavo fosse così. No, non quello senti gli strumenti. Abbiamo solo con Nicolas. Non siete con me. Siamo con te come pensiero. Te al di là di quello che dico io in cuffia, senti qualcosa o no? No. Cioè senti le nostre voci a cose normali, sì. Soltanto me in cuffia? Sento te in cuffia e basta. E basta, ok. Sono 19 gradi centigradi all'inizio dell'esperimento, con 60% di umidità. Vediamo alla fine dell'esperimento quanti gradi sono. Stai Nicolas, tutto a posto? Sì, abbastanza. Ha detto sì, abbastanza. Per il momento abbastanza. Senti il rumore mai? Mi sento un uccellino fuori. Ha detto che sente un uccellino fuori. Abbastanza inquietante comunque. Ha detto che è abbastanza inquietante.
abbiamo sentito il rumore, Nicolas. Un rumore lontano. Te l'hai sentito? No. No, non ho detto niente. Non è che magari si è spostato lui sulla sedia? Sì, l'abbiamo sentito. Ma che cosa ha suonato? Lo strumento. L'allarme? No, quello che abbiamo già suonato. Il K2 non fa suono, non fa beep. E che cazzo ha suonato allora? L'ho sentito anch'io. Non è che fa spento. Ah, ok. Ti sei spenta la telecamerina, ha stoppato la registrazione della telecamerina bassa. Bene, ma non è normale. Perché sono cariche la batteria? No, non è che si è spenta, si è stoppata la registrazione. E perché? Ok, comunque. No, perché sarebbe fuori sincronizzazione. Dobbiamo portargli questo. Ok, Nicolas, allora uno di noi ora viene da te e ti porta la camerina. Vado con la torcia però, per forza. Sì. Non la stoppare quella, lasciala correre. Ok, a quanto pare problemino tecnico. Quindi strano. Molto. Non ci avevo pensato che non suona. No, va bene, basta che si illumini. Telecamera che si stoppa da sola. Ma che questa si è stoppata? Dopo un quarto minuto. È accesa. Sì, la luce. Nicolas, quando registra è rosso, quando non registra è verde, quindi non è che è finita la batteria, si è proprio spenta la registrazione. Comunque ci sono tipo dei cambiamenti di luce quando sono al buio, cioè come se ogni tanto vedo proprio buio questo, poi non so come spiegarlo, tipo gioco di ombre. Ah. Ombre? Dice che è tipo un gioco di ombre. Sì, guardando qua le scale e la porta della stanza con quella sinistra. Sei raschiato di nuovo a bordo, Nick? Sì. Ok. Ok, sei completamente al buio, Nick? Sì, sono al buio. Ok. Ha detto che mi trovo di disperazione. Sì, sono al buio. Dove l'hai messa la telecamerina accanto? L'ho messa accanto però non davanti al K2, dietro alla telecamera. Cioè. Ma che li prende lui, sì? Sì. Non posso vedere niente. Non comunque la tua, ma tanto non si vedrebbe, quindi quanto è l'audio, no? Sì, l'audio è importante. Siamo noi che siamo rimasti con l'audio di questa basta ora. Posso dettare come la voglio perché. Dice che può mettere la gamba come gli pare ritare, ma te non. E non ce l'hai, ce l'hai. Ci trovo.
Tutto a posto? Sì, 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 mi sono schiantato lì. Un rumore. Adesso ho visto un cambio di luce. Hai visto un cambio di luce ora? Vedo un rumore qua dalla scala, però ci sta girando dentro adesso. Sì, anche noi abbiamo sentito dei rumori qua. Fatto che mi prende la scatola in mano e se salto la scatola puoi poggiarla per terra? Eh sì, ho capito, ma se devo venire là poi vabbè sì sì. Sento dei fischi, vuol dire? Hai parlato, Davide? No, non ho detto niente. L'ho sentito tipo come balenghiera. Non da respirare, però quei fischietti. Un fischietto lo sentiamo anche noi. Ok, l'ho sentito. Non so quanto resiste, no? Quando non riesci più, non ti preoccupare, lo dici. No, devo alzarmi, ragazzi. Ti devi alzare? Sì, 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 sì. Ok, ti aspetto, ti veniamo a prendere. Dammi l'osmo. Anche perché non... Esiste un secondo, sì, che sì, qui riaccendiamo. Vedo tutto strano. Vedi strano? Ok, aspetta. Devi accendere la torcia lui. Ce l'ha, no? Ok, in classe vedo che riesce a... Accendi la torcia. Aspetta. No, ma volevo capire che cosa vedevo. Okay. Allora, stiamo andando a recuperare Nicolas perché ha detto deve interrompere, che vedeva luci strane, che noi abbiamo comunque ripreso tutto sia con tutte le telecamere, quindi se ci fosse stato qualche tipo di bagliore, di movimento strano, lo dovremmo aver registrato. Okay. Aspetta, controllare se qui sta sempre registrando. Sì. Ah, K2 ha delle letture. Sì. Ok. Sì, letture su K2. Cioè qui è aumentata la temperatura, è possibile, 21 gradi. Là 19. 21 gradi qua? 21 gradi, forse l'avevi tenuto in mano. Sì, vabbè, ma non ho stretto. Tienilo per il gancino. Ok, allora, qui non occorre stoppare niente. Come stai? Tutto bene? Bene, bene. A parte che ho iniziato a vedere come quando tieni tanto gli occhi chiusi, che poi li strizzati, poi li apri, vedi, diciamo, tutto così. Guardavo in qua e vedevo tutte così al buio. Okay. Cioè mi ha dato come sensazione di svenire. Allora, questa è la telecamera che si è spenta, è rimasta accesa ma si è spenta la registrazione. Ok, noi questa la spengiamo e la scartiamo. Ok. La lasciamo un attimo lì, usiamo l'altra. Ok, chi è il prossimo a fare questo esperimento, Marzia? Ma perché parli con me? Io non lo so se me la provo sento. Io però ve lo dico, io non starò tanto quanto Nico perché mi sta già spaventando ora, cioè ho già paura, quindi non okay. Neanche sicuramente okay. Guarda rosso, sì, le letture ci sono.
Io non la sento però. Porca puttana, non ce la faccio. Merda. Che anche te mi sta cadendo, mi serve. Per fortuna ho infilato nel... cosa? Mi senti? Lascio la luce. Aspetta. Non riesco a infilarlo. Ok. Vai, parla. Io ti sento bene. Anch'io. Ok. Ma io non tantissimo bene. Ma non mi sento bene. Ok. Stai un attimo con la luce accesa che noi andiamo a controllare il resto. Questa sta sempre registrando e va bene. Devo solo riattaccarne un'altra di là. Ok? Stai tranquilla. Dai, noi andiamo. Ansia? Mamma mia. No, ma io sono in ansia per me, ma anche a lasciar sola lei. Comunque lei è rimasto te. Scusate, scusate un attimo, ma non possiamo farlo in coppia, che anche Marzia stava commentando, siamo al buio tutti e due. No, no, da solo. Ma perché, scusa, non siamo lì? Da solo, esperimento è da solo. Non lo puoi fare in coppia. Sa che sei da solo. Sì, vabbè. No, se la sente, io ne ho anche. Per prenderci un po'. Tieni, riprendimi un secondo. Che piazzo. No, io no, raga. No, non riesco. Ci sono delle botte. Non ha importanza, sentite delle botte sulla porta. No, non lo posso fare io. Non lo posso fare. Non ho capito cosa ha detto. Ha detto che non lo può fare. No, non da sola, non ci riesco, scusatemi, non avete pazienza. Sentite delle botte su quelle porte lì, non ce la faccio. Cioè, non ho neanche la doccia. Va bene, dai, vieni qua, lo faccio io. Ci sono le cuffie montate.